Dalla sua esperienza di sindaco di Roma, della capitale d'Italia, quanto sono importanti questi eventi per valorizzare il territorio e anche per promuoverlo? Sono importantissimi, perché la cultura, l'intrattenimento è fondamentale anche per creare e ricreare uno spirito cittadino. Trovarsi una grande festa, trovarsi tutti quanti insieme è veramente molto importante. Noi a Capodanno, per esempio, a Viale Foro Imperiale è estremamente importante, ed è bello che qui a Piazza Sant'Oronzo venga fuori una notte bianca, perché è la dimostrazione di quanto è vitale una città come Lecce. Passando dalla notte bianca alla politica, lei risulta tra i candidati alle europee. Qual è il suo programma, qual è il suo, diciamo, spot elettorale? Io sono candidato del Fratelli Italia Alleanza Nazionale, e noi siamo il partito della nazione. Noi crediamo che si debbano riaffermare i diritti dell'Italia in Europa. Noi siamo veramente molto ai margini, subiamo i trattati europei molto pesanti e gli effetti più negativi dell'euro, per cui il nostro impegno proprio come partito radicato sul valore della nazione è andare a Bruxelles per difendere questi valori che la classe dirigente italiana non ha mai difeso fino in fondo. Ecco, a proposito di questo, da un'ultima classifica risulta che l'Italia è al 24esimo posto in quanto a presenze in Parlamento in Europa, quindi una classifica piuttosto triste per i nostri parlamentari. Lei promette maggiore presenza qualora dovesse andare lì, e secondo lei perché succede questo con gli italiani? O meglio, succede che poi la Germania o altre nazioni prendono in mano le redini delle decisioni? Beh, tante volte ci sono state le seggiole vuote, esponenti del governo italiano, del parlamentari italiani a Bruxelles non hanno fatto il loro mestiere e ne abbiamo pagato le conseguenze. Il mio impegno è esserci fino in fondo, rappresentare tutto il sud. Io sono di origini salentine, leccesi, e quindi credo che bisogna fare una grande battaglia. Quindi realmente quello di creare, il mio impegno è quello di creare un radicamento nel territorio e una forte presenza a Bruxelles. Su questo tutta la mia storia di militanza e di impegno testimonia che sono una persona che quando si mette a fare una cosa la fa fino in fondo.